partita molto vibrante. I set sono tutti quanti terminati con differenza di pochissimi punti e anche ogni singolo set ha visto le formazioni equivalersi in buona sostanza, non tanto e solo nei punti ma anche nella prestazione vera e propria. Sintesi adesso perfetta, Gianluca, quella che hai fatto nell'incipit di questo terzo, quarto parziale di gioco, e iniziamo subito con un vantaggio della formazione a domicilio. Sì. Che bella battuta adesso. Domiciliata. Che bella battuta adesso con la numero 8, Francesca Razzino. Razzino che non fa razzia nella formazione avversaria, ma che sicuramente la mette in difficoltà. Bellissimo. No. Perché dal punto di vista estetico, un colpo da maestro, bellissimo. Noi adoriamo questa giocatrice, diciamolo. Una fasta appoggiata con precisione millimetrica alle spalle del muro. Noi abbiamo apprezzato per anni le performance professionali, tecniche, umane, tattiche della Ildiko Vojt, la magiara che più passano gli anni e più diventa forte. È vero che è scesa di categoria, ma è altrettanto vero che i numeri sono sempre i medesimi, anzi. Ma non è mai scesa di qualità, a dire il vero. È capito. Però scende di qualità questa difesa, Gianluca, ecco, della formazione, che non era facile però. E qui torniamo al discorso di Lucchetta di prima, si riceve con il bagger. Si riceve con il bagger, però giustamente non ha fatto quel passo indietro che avrebbe potuto permettere una ricezione retrograda. Me la concedi questo termine? Ti concedo tutto, hai carta bianca, come avrebbe detto il colonnello del Fumito. Sei davvero clementissimo con il sottoscritto. Andiamo avanti con la cronaca del match. Nel frattempo viene avvicendata per la rotazione la buonissima Dragone, detta Dragon Ball. Lo scorso anno così l'avevo ribattezzata, Gianluca. Quest'anno Yellow Dragon Ball. Perché è gialla. Ne prendo atto. Torniamo sul match perché sta diventando un match davvero bello. Due pari, Palombara insorge e riacquista l'ordine della parità di questo quarto parziale. Ripetiamo i primi due, Gianluca, come si sono conclusi? I primi due sono conclusi rispettivamente 25-19 per Palombara, poi 25-23 per Castelnuovo e 25-21 ancora per Castelnuovo. Nel frattempo attacca da posto 4 Castelnuovo, che complice le mani del muro di una incolpevole Aureli trova il punto del 3-2. Imbattuta adesso Alice Dotti, che Alice tanto male ha fatto alla formazione ospite, tanto male insieme alla Scoppetta. Caputo e la Scoppetti, chiedo scusa. Comunque ancora è sempre scoppiettante, dai. Prova ancora per vie centrali Palombara, ma trova le mani protese del muro. Veramente brave le ragazze di Castelnuovo di Porto, che si trovano di fronte quest'oggi una delle formazioni candidate a salire di categoria, diciamola tutta, insieme a Fondi, dichiaratamente. Invece Castelnuovo di Porto ha messo su una squadra piuttosto competitiva, ma ricordiamo è stata una promozione ottenuta avendo acquisito i titoli di Formello, quindi diciamo una squadra tutta nuova, o meglio cinque elementi, attenzione, che vengono da Formello vengono riconfermati, ma sai com'è, no? Quando una squadra acquista i diritti non si sa mai quello che poi può riservare il torneo, certo, di acquisizione stesso. Nel frattempo scambio molto prolungato tra le due formazioni che si conclude con l'ennesimo punto di Martina Scoppetti. Però c'è un frazionamento da posto 3 e posto 6, Gianluca, che veramente lascia gridare alla vendetta. Sì. C'era uno scoperto. C'era un divario enorme. Che non era bancario questa volta, ma volleistico. Non era uno scoperto bancario. È volleistico. Volleistico. C'era un baratro tra le due. C'era un baratro, c'era quasi tra una. Due posti. C'era quasi un black hole. Torna nel frattempo la costante del primo set di Castelnuovo, però l'errore in battuta, che non fa a meno di colpire anche una delle protagoniste del match, cioè Alice Dotti. 5-3, Gianluca, torniamo sullo score, che diventa esiziale, fondamentale, importante, decisivo in questa fase calda della partita, dell'incontro stesso. Guardate che schiacciata della Dotti, che si inarca, si inerpica, va a prendere questo pallone, lo schiaccia con una veemenza del tutto dirompente. 6-3. Hanno battezzato l'Aureli, la stanno considerando in negativo, stanno concentrando sugli attacchi. Il triangolo non l'avevano considerato. In fondo si tratta di triangolo, Gianluca. Sì. Caputo, Scoppetti,
adulti. Adesso errore, è un quadrangolo. Errore a muro, toccano la rete. 6-4 Gianluca, 6-4. Palombara secondo me non mollerà le sorti del match. Assolutamente no, assolutamente. Prevedo un arrivo in volata. Vediamo se sarà così. Mi sbilancio. Attacco. Seconda di Dagliosco. Guardate la difesa bellissima della formazione del Casenovo di Porto che può ancora Palombara Voigt. Bravissime, veramente una partita straordinaria dal secondo set in point. Ho detto. Del Casenovo di Porto che adesso mura, schiaccia per la gioia di Massimo Pagano che da vero ultra più che da dirigente sportivo della compagine del Casenovo di Porto sta incitando a più riprese e scatenandosi in un inferno comportamentale notevole. Lob tentato dalla che va a buon fine. È la terza volta che vengono concentrati in quella zona gli attacchi di Palombara nel corso del quarto set con due veloci sempre appoggiate. Adesso finalmente la squadra ospite riesce a trovare il proprio punto. Benissimo, si viaggia sempre su una situazione di estremo equilibrio. Adesso c'è il punto per la compagine di casa, per il tripudio, tra il tripudio degli stessi sostenitori. 8-5 Gianluca, più 3, un più 3 che significa accoppiato con il 2-7-1 sempre a favore della formazione di casa, significa discreto vantaggio. Però che cosa succede? Gioco forza vanificato all'istante da questo errore in battuta della palleggiatrice Francesca Valente, quasi a dire io non voglio far concludere anticipatamente questo match. Si arrabbia l'allenatore, giustamente, sì. ha ragione, non si forzano queste battute. Comunque bene così. Muro, grande Muro, urla in faccia all'avversario al Dico Voigt. E quando la il Dico Voigt urla in faccia all'avversaria di rimpettaglia di turno, Gianluca, sappiamo benissimo cosa potrebbe significare. Si è alzata la bandiera pirata, il Joli Rouge sulla nave di Palombara. Però adesso sbaglia Palombara, maniera la battuta. Sbaglia la battuta, Palombara riconsegna il doppio vantaggio alla formazione di casa che continua ad essere sostenuta. Non mi fermerò mai nel dire che il pubblico di Castelnuovo di Porto è un pubblico clamorosamente caldissimo, quasi bollente. Punto direttamente dal servizio questa volta della numero Francesca 8 Razzino che consiglia il più 4 e probabilmente un quasi time out che sarà chiamato di qui a breve qualora le cose non cambiassero dal trainer, sì, dal head coach della formazione palombarese Alessandro Fiorentini. Iosco a tutto braccio, block out, forse facendo anche forse invasione, ma secondo me no, la Palombara, secondo me no, Gianluca era proprio borderline al limite, sì. Secondo me si è caricato molto bene, ha preso bene le misure e ha finito la corsa del suo piede entro i limiti del proprio campo, entro i limiti dei propri 3 metri che rappresentano d'attacco e rappresentano la fase offensiva in questo caso. Ricordiamo che il campo è diviso in due parti da 9 metri per 9 metri, la zona d'attacco è di 3 metri e quell'altra è di 6. Abbiamo considerato le dimensioni del campo a beneficio di chi ci ascolta quando non lo sapesse. Voigt non tira su questa palla scagliata ancora una volta dalla forza offensiva di Alice Dotti. La quale Dotti, ho perso io, Gianluca, tu che sei lo scorer, il cronista, tu fai tutto, Gianluca, a che punto di punti è arrivato? Undicesimo punto anche per la Dotti, doppia cifra superata. Guardate che difesa, sono veramente bravi questi ragazzi di questo è stato un errore da parte di Palombara, poteva essere, e c'è il punto di Palombara, molto meglio questa palla. Nonostante questo riesce a trovare il punto la squadra ospite. Forte dell'esperienza delle due senatrici, Iosco, Tiziana, il Dico, Voigt, che ora è in panchina, sta rifiatando, riposando, sta, ricordiamo, è una atleta del 74 nazionale maggiore in tempi non sospetti, quindi lunga militanza. Sembra del 94 a dire sembra del 94
grandissima condizione fisica, va detto, e atletica. Iosco appoggia la palla ma non trova il punto, vediamo se lo trova la formazione di Casanova, nemmeno, può contrattaccare con la Iosco che chiude il colpo, ma guardate quella grandissima atleta che risponde atleta, nome di Dragone, che utilizza tutte le proprie capacità. E c'è il, guardate quella difesa a che cosa ha portato, al muro della Caputo Gianluca, da una situazione di punto quasi fatto da parte per conto della formazione ospite, si passa a un punto effettivamente conquistato da parte della formazione di casa. 12-9, ancora difetto, e qui si macchia di un errore direi mortale, mortifero, il libro della formazione ospite. Dopo tanti errori in battuta, Alice Dotti trova un ace sporco, il famoso ace sporco. Ecco qui ancora una volta la Dotti intelligentissima, trova ancora la ricezione sbagliata della Fioravanti, che peraltro fino a questo momento si era ben comportata. Ricordiamo che la Fioravanti sostituisce le performance della di Gennaro. Fioravanti che è un prodotto proprio dell'Edil Palombara, Edil Palombara ha salito tutti i gradini del settore giovanile e ha ricoperto più ruoli, anche lei schiacciatrice opposto e adesso libero. Guardate la Iosco che cosa ha combinato, tanta cattiveria agonistica ci ha messo in questo tiro a tutto braccio, e nonostante ciò comunque ha tentato una strana difesa la Dragone, che si è permessa di affrontare la violenza di questo colpo inaudito scagliato dalla stessa ragazza, diciamo reatina d'adozione, sì. Tiziana Iosco. Out, la quale Tiziana Iosco fa un punto e poi ne regala un altro. 15-10, pubblico impazzito di Castelnuovo di Porto, anche perché ragazzi andiamo a considerare un'eventuale vittoria di Castelnuovo di Porto, andrebbe a 12 e supererebbe impattando fondi che non sappiamo con chi è impegnata nel quest'oggi. Caso in cui terminasse 3-1, esatto, nel caso in cui invece terminasse al tie break una vittoria di Castelnuovo raggiungerebbe, sarebbe pari merito rispetto all'avversario di questa sera. No Gianluca, ti devo correggere, andrebbe a sì. -1, giusto? Perché a un due punto, punti 12, sopra. Sì, giusto. Ok, giusto. Benissimo, abbiamo risolto questo problema aritmetico algebrico, ma non risolve i problemi Palombara a muro. Tant'è vero che la Voit non riesce a opporre degna resistenza e se ne rammarica, guardate, accosciata. Sì. Nonostante a muro ci fosse lei, diciamo la guardiana del muro. Del muro ospite, e c'è l'errore della Pagano. Peccato, perché questa ragazza veramente fino a questo momento si era comportata benissimo in tutte le fasi di gioco. Sì, però come tutte le sue compagne di squadra non riesce a dare il meglio nel fondamentale della battuta. Se non ci fosse stata quella battuta Gianluca, saremmo a parlare di un 3-0, punto interrogativo. Chi può dirlo? Attacco Iosco, seconda di Capaico, potentissima. Trova ancora una volta pipe. Esagera questa volta la Scoppetti. Muro, e te trova però la rete. Esagera Scoppetti, forte della sua elevazione, della sua potenza, che però trova solamente il nastro della rete e la fase discendente del pallone. Ci troviamo adesso sul punteggio di 16-13. Si riavvicina prepotentemente. Forse la palla termina fuori, ma la difende ugualmente. La riceve ugualmente. Andiamo a vedere questo attacco. Iosco appoggia semplicemente la palla in tutta prudenza, attacca invece a tutto braccio fuori, fa male fuori. Sta esagerando adesso la Botti, la vuoi chiamata Betti? Scoppetti, era la Scoppetti Gianluca? Era specifica la Scoppetti, benissimo. Scoppetti, la quale esagera, ha totalizzato però 14 punti, teniamoci conto, punti. È una ragazza che forza tutto, diciamocela tutta, quindi per forza di cose, per questo stesso motivo ovviamente può regolare la difesa avversaria con dei punti, ma può sicuramente anche mandare la palla abbondantemente out, come è successo in questo particolare frangente di gioco. 16-14 Gianluca, time out, e che cosa vogliamo dire in sintesi? Trend del match confermato, partita sempre molto equilibrata anche nel punteggio, come scende di livello una delle due formazioni sale contemporaneamente l'altra,
e così via. Così è stato dal primo set sino adesso. La definirei una partita di osmosi totale, biologica. In un certo senso potremmo definirla. Quello che esce entra da una parte, entra dall'altra. Attacco difficilissimo, difficilissimo, però ben pizzicato, in maniera tale da poter giocare. Guardate, spara, questa volta è proprio la Botti che... La Dotti, scusami, l'ho chiamata in tutti i modi, Gianluca, Betti, Botti, Totti. Chiamiamola Alice. Infatti, chiamiamola Alice. Allora, la buona Alice con il numero suo, numero 5, certo. Questa volta azzecco il numero. Riesce a mettere la palla adesso out. Adesso riceve bene. Per questa veloce al centro. Guardate, Iosco cerca però l'appoggio verso la numero 12 della formazione della propria compagna di squadra, che non trova il punto ovviamente perché era troppo difficile trovarlo. Bene il muro di Palombara. Bravissima, guardate che cosa fa adesso la Alice. Dotti. La Dotti. Che veramente si dimostra dotta, tuta. Sì, in questo colpo. Questo è un colpo da beach volley. Trova il muro sguarnito. È uno spazio al centro del campo tra le linee di conflitto del posto 3 e posto 6. Non era stato opposto alcun diaframma. E realizza il suo punto, l'ennesimo punto personale. Difende e riceve male la compagine di Palombara, che non può attaccare il gioco forza. Dragone, guardate che palla che alza! Bravissima. Però fraseggio a rete. Momento di fasi alterne, guardate dove fa morire la palla. Sì, appunto. Attenzione Gianluca, 19-15 più 4, non viene aggiornato il punteggio, secondo me 19 invece che 18, mi sbaglio io? Non riusciamo a vedere, siamo in posizione svantaggiata. 18 sicuramente per Castelnuovo, 15 per Palombara. Quindi vediamo un po', anche loro credono 19, presumo 18-15 essere... 18-15, vediamo a chi verrà. 18-15, quindi probabilmente avevano già aggiornato il punteggio abbondantemente a nostra insaputa. In battuta Francesca Valente, palleggiatore. Vediamo cosa farà adesso con il suo fondamentale. Ancora difficoltà per la Fioravanti. Mi dispiace per questa ragazza che si era comportata benissimo. Dragone immarcescibile, pugnace, si tuffa su tutto e questa volta la Voigt no, c'è un'invasione, c'è un tocco a rete, anche lei un po' stupita, la rete, sì, ma la rete ancora si muove, quindi è questa la garanzia del fatto che... però no, mi ha stupito questo stupore, perché c'è stato un attimo di indecisione tra gli arbitri, c'è stata la chiamata e poi la mancata indicazione, quindi probabilmente, del punto. Probabilmente era stata distratta dal decisionalismo. Succede sempre così, Valentino, quando non c'è una chiamata decisa da parte degli arbitri, il giocatore rimane stupito, stupore, ma in genere anche poi conseguenti polemiche, perché si nota subito che l'arbitro non è sereno e deciso nella chiamata arbitrale. Questo accade nel volley, ma accade in qualsiasi altro sport ovviamente, anche nel basket è piuttosto frequente, e nel calcio anche. Anche nel calcio, però il calcio è uno sport, diciamo, con tempi più morti, no? Sì. Invece sport così estremamente agonistici e palpitanti come il volley, come il basket, richiamano questo tipo di situazionalità. Al servizio molto distante dalla linea dei, anche perché si tenta un servizio, alla fine un floating piuttosto accennato, e guardate come disarciona il muro. Adesso è sfortunata la Iosco, la palla si insacca tra il muro e la rete. Però diamo i meriti all'attacco, che ha frantumato la resistenza della compagine palombarese. L'attacco della, io non ho visto il numero, Gianluca, non siamo riusciti a vederla, eravamo impallati ancora una volta dal corpulento arbitro, primo arbitro, dal corpulento arbitro, segnalamento da lui, che a fine gara dovrà veramente darci la spiegazione. Il punto, in ogni caso, la Scoppetti, perché lei occupa quella zona del campo. Questa ragazza, la Fioravanti, sta andando letteralmente in pallone, si autoimputa. Mi dispiace, perché questa giovane ragazza si era comportata benissimo fino a qualche punto fa. Secondo essere per la Razzino nel frattempo. Prima di cedere un po' il passo alla battuta avversaria. Ricezione piuttosto buona da parte della Iosco, che permette un attacco di veloce al centro, che non riesce. Ancora attacco per la formazione palombarese. Voigt! Grandissima Dragone ancora una volta. Attacco difeso questa volta molto bene dalla Fioravanti. Iosco! Guardate che cosa fa, la palla tocca a terra, bravissima.
con un effetto retroattivo che si contorce proprio sul polso, con tutta la sua esperienza e tutta la sua classe, tra le altre cose. Quasi la palla retroagisce, come se prendesse una curva, direi retroattiva. Questa ragazza dal colpo facile, del tutto facile, veramente facile. Eccola, bravissima in difesa. Adesso palleggio in tutta sicurezza a beneficio, e trova il punto la numero 6, sempre lei, Scoppetti, che sta diventando la match winner a questo punto sul 21-17. Se dovesse mantenersi costante questo punteggio, quindi progressivamente andremo alla conquista dell'intera posta in palio da parte, molto probabilmente potrebbe essere lei la MVP. Alla Scoppetti andrà questa palma, vediamo se la Josco è disposta, però è stata murata passivamente ancora, e guardate ancora lei. Scoppetti, atleta straordinaria, punti Gianluca, tanti. 17° punto per lei, ma dal punto di vista tecnico devo dire che è brava non solo a attaccare cercando spazi e anche con palloneti, ma gioca benissimo anche con le mani del muro, sia il block out sia cercando, infatti, e sa sparare diagonali, esatto, parallele, block out e pallonetti. 23-17, sembra che la partita sia destinata a terminare a appannaggio della compagine di casa. 23-17, meno 2 a 2 punti dal match, 6 punti di vantaggio, la sicurezza è quella dei momenti migliori a per Casanova di Porto. Che non subentrerà la coetanice fobia, la paura. Vediamo di vincere. Vediamo la Chandra Iosco che cosa ne pensa, e si fa murare. 24-17, secondo me match bolle, ma soprattutto termine del match. Prevedo. Guarda, Valentino, a questo punto io consegnerei la palma della miglior giocatrice a pari merito questa sera tra Alice Dotti e Martina Scoppetti. Sì, possiamo dare un B premio, sì, un doppio premio a queste due ragazze, quindi Dotti, Scoppetti, qualora la telepartita sia una serie. Match ball, attacco, Dotti appoggia la palla, difende la Fiorentini, Iosco ancora una volta, copertura da parte della formazione Casanova di Porto, ancora in attacco Palombara che si fa murare, match ball e vittoria 25-17. Questa volta ultimo punto di Francesca Razzino. Con il pubblico di Casanova di Porto in letterale visibilio, va a 12 punti la formazione di casa, lascia ad 11 punti quella d'ospite. Gianluca, un commento conclusivo te lo lascio. Velocissimo, partita molto equilibrata, lo avevamo previsto, ogni set si è concluso proprio al photo finish o quasi. Molto brava la squadra di casa a fronteggiare una formazione proiettata verso le zone alte della classifica e a prelevare il suo posto attualmente in classifica al secondo posto. Partita molto interessante, squadre comunque all'altezza, Palombara non ha fatto vedere quello di cui è capace fino in fondo, comunque partita molto bella e entusiasmante. Comunque potete vedere le immagini del match su volleylife.tv, il nostro Claudio Biscetti ha operato la regia, ringraziamo tutti gli ascoltatori da casa, diamo l'appuntamento al prossimo turno utile di pallavolo giocato. Buonasera da Gianluca Ludovici e da Valentino Saverio. Never give up. Vai, vai.